Era una ragazza normalissima, con una famiglia normalissima e in una città normalissima. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il rientro è stato molto particolare. I sopravvissuti ebrei sapevano fondamentalmente, erano certi di non trovare nessuno. È come se la sua vita fosse stata sospesa per un anno. Aveva anche provato a parlare, ma non gli credevano, non volevano ascoltarlo, oppure uno gli disse: non mi parli dei tedeschi, mi hanno ucciso il cane. Intanto provano tutti un grande senso di vergogna, non so perché. Senso di vergogna nel senso di parlare di queste cose, perché le atrocità a cui hanno assistito, secondo me, vanno oltre il genere umano. Quindi, se tu vedi una cosa proprio oltre, cerchi di rimuoverla. Non so perché tra me e mia nonna c'è sempre stato questo grande rapporto. Forse lei ha capito che io ero la persona giusta cui raccontare quello che era successo e quindi depositare quella che era la sua storia, le sue impressioni, eccetera. Nei primi anni lei non poteva vedere ma nessun tipo di tedesco. Tra l'altro io pensavo consciamente, bimbo cresciuto, ma purtroppo anche in un ambiente così di rancore, pensavo che per me tedesco era l'equivalente di nazista. Gli italiani hanno collaborato in pieno con i tedeschi, certi italiani. Preferisco essere nipote di una deportata che di una SS. Tra l'altro mia zia temeva molto il giorno della memoria e lei temeva che sarebbe diventata una cerimonia monumentale come tutte quelle che si fanno in Italia. Quelle immagini lì, quelle persone lì dietro a quel filo spinato ci mandano un messaggio oggi, non dell'anno 40, degli anni 30, un messaggio di oggi. La memoria è una cosa viva. Io oggi posso fare memoria attraverso i racconti di chi ho ascoltato. Parlando gli ho detto: o sai, no, che parto la prossima settimana? Dice: parto, dove vai? Faccio parada ad Auschwitz, ho trovato un viaggio a Auschwitz, ma che sei matto? Poi mi guarda e mi fa: ma ce l'hai, sei sicuro? Faccio: sì, ce vado. Allora mi fa un favore, tu arrivi che c'è stata una lunga ferrovia, su quella ferrovia noi ci hanno lasciato, ci hanno fatto scendere dal treno, arrivi a metà di quella ferrovia che c'è una via che va a destra e una che va a sinistra. Ma la ferrovia non si ferma, continua fino in fondo. In fondo c'è sto bosco di betulle. L'incubo mio quel bosco di betulle. Da sta parte ci sono i forni crematori e le baracche delle donne. E qua ci sono gli altri forni crematori e la sauna, dove ci hanno spogliato e ci hanno fatto il tatuaggio, e la parte degli uomini. Tu ti devi mettere in mezzo a sta piazza e gli dici che Rina è viva, che Rina sta a casa, che c'ha due figli. Due figlie, due generi, due cuori e 37 nipoti.